Buonasera ragazzi, buonasera. La canzone la faccio partire subito, stavolta, che dite? Faccio partire subito, anche perché sono contento stasera. Devo dirvi questa cosa prima di partire. Allora, in una settimana più o meno mi sono beccato gli insulti, ma proprio sotto la cintura ampiamente, da Feltri. Poi mi sono arrivati gli insulti da quell'altro lì, quello che è morto però ancora va in televisione, quello che è nato in provincia di Ferrara, ora non me lo ricordo il nome, comunque insomma quello lì che insulta tutti. Poi mi sono arrivati gli insulti anche da Falci, ne mancava solo uno ed è arrivato. È arrivato anche l'insultatore di Repubblica, di cui non farò il nome perché non voglio dargli questa importanza, però è un momento meraviglioso perché quando ti attaccano e ti insultano le persone che rappresentano il peggio del peggio del peggio del paese e specificamente 3 su 4 della categoria giornalistica, laddove comunque Feltri rispetto agli altri due è un fenomeno totale, vuol dire che sei nella strada giusta e sulla strada giusta. Tornerò su Repubblica, che è un giornale meraviglioso, che però purtroppo non sta attraversando il momento migliore della sua carriera. Diciamo che Molinari ha esordito come neanche Renzi, cioè le sta sbagliando tutte. E tornerò forse a parlare anche di quell'altro scienziato di cui però non farò il nome, ma intanto adesso parto con la canzone. Questa canzone io l'ho sempre adorata, è una canzone del 1989, è contenuta in un disco molto bello che si intitola Street Fighting Years, loro sono i Simple Minds, che mi sono sempre piaciuti, a volte di più, a volte di meno, però questo era un grandissimo disco, Street Fighting Years, c'erano dei brani pazzeschi e uno dei miei preferiti dentro questo disco è questo qua. Lo so che state uscendo, però dovete essere tanti anche stasera. Cerchiamo di resistere, di dare continuità alle Scansi Live. E infatti siete già 17.000, io vi adoro, però dovete condividere ancora di più, dovete condividere ancora di più. Di più, dovete condividere tutti nelle pagine di Repubblica, nelle pagine di Libero, dovete scrivere in ogni pagina di ogni giornalista di Libero e di Repubblica ha detto Scanzi che ti ama. Questa deve essere la frase. Oppure date una carezza ai vostri figli e ditegli che è la carezza di Scanzi. Scrivete questo. Anzi, ora lo scrivo tra i commenti. Aspetta, scrivo. Questo è un grandissimo brano, ragazzi. Io scherzo, questo è un brano pazzesco. Stranamente politico, i Simple Minds non hanno mai fatto dei dischi particolarmente politici. Questo era un disco proprio arrabbiato, era un disco ecologista, era un disco che parlava appunto della guerra civile in Irlanda, era un disco che parlava di Biko, ricantava Biko, la storica canzone di Peter Gabriel. Senti quanto è bello questo brano, soprattutto la seconda parte quando si apre. With my faith in God and church and government, some say trouble's around. Someday soon they're gonna pull the old town down. Che meraviglia che può essere la musica, ragazzi, mamma mia. One day we'll return when the Però devo scrivere quel commento. Stasera ci si diverte, sulla Fiat ci si diverte, la Fiat, Repubblica, il coraggio di Repubblica sulla vicenda Fiat e sulla vicenda FCA o FCA, se preferite la pronuncia all'americana. Forse dovrei utilizzare la pronuncia olandese, poi vi spiegherò perché. La pronuncia olandese, il coraggio di Molinari e il coraggio di Repubblica e il coraggio di Cappelletti in brodo. Grande giornale, grande sul serio, è un grandissimo giornale. Ma sulla vicenda FCA, insomma. E nel frattempo senti qua come va questo brano, come va questa canzone. E parlerò anche di Libero, 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 che ha intervistato Formigoni per difendere Fontana e Gallera sulla sanità. Cioè uno che è stato condannato per le tangenti sulla sanità, lo intervisti per difendere Fontana e Gallera. È meraviglioso. Libero, siete meravigliosi. Come direbbe mio padre, al più bello tra voi gli manca una ganascia. Dagli! Ah, il messaggio qual era? Allora,
se non mi segui anche su Instagram, che ci scrivo? Sì, sei un fascio e ti pettini con i petardi. Siamo a 27.000, ma dovete arrivarmi a 30.000, dovete condividere, perché sogneremo tutti con la Fiat e con Libero e anche con questa fase 2 che a me terrorizza. Oh. Paese meraviglioso che siamo. Che succede qui? Erano proprio ispirati in questo disco di Simple Minds, non l'hanno più ritoccato una vetta così. Qui c'era This Is Your Land, dove c'era anche Lou Reed, c'era Mandela Day, capolavoro, c'era Biko, cover di Peter Gabriel, ah, un gran disco. C'era Street Fighting Ears, ovviamente, grande disco. All'epoca c'era la rivalità tra Simple Minds e U2, io ho sempre tifato U2, però devo dire che questo disco è invecchiato benissimo, me lo ascolto molto spesso, me lo sparo in vena con un grande piacere. Vabbè. Allora, ragazzi. Eccolo qua, l'ho trovato. Senti qua che parole dure che mi hanno dedicato. Ora le leggo perché voglio vibrare dentro questa invettiva che mi è stata dedicata. Bravi Simple Minds. Ragazzi, stasera non si può non parlare di Repubblica e il caso del prestito a FCA, quindi a Fiat Chrysler, che è diventato un problema non solo giornalistico, e voi potreste dire chi cazzo se ne frega del problema giornalistico, scanzi, fatti cioè, le tue pippe con i tuoi colleghi, ammesso che siano miei colleghi e io sia loro collega, e basta. In realtà no, il problema diciamo che riguarda tutti noi e poi vi spiego perché. Intanto vi voglio leggere questo tweet che mi è stato dedicato da uno di cui non farò il nome, ma io sono veramente contento, ragazzi, per questo insulto, perché sono 12-13 anni che io conosco questo qua e ho sempre pensato a lui come al peggior giornalista immaginabile sulla faccia della Terra. Ma lo dico senza alcuna cattiveria, perché è una mia valutazione personale, lui penserà lo stesso di me, ma è un uomo squisitamente privo di doti, di qualità, di coraggio, di talento e del benché minimo brio. È uno che vive nei giornali, scriveva in prima pagina sul Messaggero, scrive in prima pagina su Repubblica, era il Cicisbeo di Caltagirone, adesso è il Cicisbeo degli Elkan, ha proprio questa funzione di maggiordomo, lui c'ha proprio questo istinto da maggiordomo, e teoricamente dovrebbe vivere in televisione, perché uno che scrive in prima pagina, in realtà non esiste, perché? Perché appena lo vedi in televisione c'è un fuggi-fuggi generale, è un ammazza-scerra allucinante, hanno provato a chiamarlo in prima serata una o due volte, sono scappati letteralmente gli spettatori, lo vedevano, poi anche abbastanza respingente da un punto di vista estetico, c'ha dei capelli a metà tra i Lego e i Playmobil, è costruito proprio in maniera anche abbastanza dadaista da un punto di vista proprio morfologico, e poi è anche uno che ha scritto dei libri e nessuno se li legge, non li ha comprati nessuno, vive sui social e ci avrà 4-5 mila follower, è un caso
da studiare, perché è tanto potente, si fa per dire, dentro quel che resta dei cartacei, quanto è totalmente privo di pubblico. E voi pensate il dramma che deve avere uno che scrive, che esiste, che twitta, che cinguetta, che vorrebbe apparire, ma che non ha neanche mezzo pubblico. Se facesse uno spettacolo riempirebbe, credo, ma neanche la sala della bocciofila di Vitiano, che più o meno tiene 10-12 persone, non ce la farebbe. E quest'uomo, questo cappelletto in brodo, lo chiamerò con questo nom de plume, ha scritto pensando a me: guarda tu se mi devo prendere gli insulti, ma insultato, semplicemente detto che scrive di merda, e lo ribadisco, è un dato di fatto, cioè ha una scrittura tecnicamente orrenda, ma lo penso anche di scrittori che hanno venduto molte più copie di me, quindi è una mia valutazione. Diciamo che per me scrive bene Lobo Antunes e non scrive bene lui, non è nessun insulto, è tecnicamente un incapace, almeno agli occhi della mia, cioè pensando alla mia idea alta di letteratura, di giornalismo, ma posso sbagliare io. Se mi devo prendere gli insulti, d'un minus, quindi lui non insulta, minus, come Andrea Scanzi, cane da guardia del potere, cioè io sarei cane da guardia del potere, questo è più renziano di Renzi, è ancora renziano anche adesso, e Renzi è comunque al governo, e io sarei cane da guardia del potere perché avrei detto: difetto di Conte, è sincero, non ho mai detto questa frase, l'ho detta in un contesto completamente diverso, non ho mai detto che il difetto di Conte è sincero, se l'avessi detto sarei un sottosviluppato, ho detto semplicemente in una puntata di 8:30, ma ti sembra che stia dicendo delle fandonie come sostiene Bekis? E io ho detto no, casomai mi sembra che nello specifico sia stato anche troppo sincero, cioè nello specifico, non che sia troppo sincero, so un cazzo se è sincero o no Conte, che ho visto mezza volta, figuriamoci. Poi io, cane da guardia del potere, meraviglioso, cioè li ho sempre detestati praticamente tutti i governi, lui era uno che tifava Monti, tifava Letta, tifava Renzi, tifava Gentiloni, li ha tifati tutti, adesso sono diventato io cane da guardia del potere. Che sa di politica come io di astrofisica, attenzione, io saprei di politica poco e può anche darsi, ma me lo dice uno, ve la do questa notizia, che nel 2008, quando me lo trovai in televisione, c'era appena stato il V-Day 2, quello insomma, ancora non erano neanche nati 5 Stelle, però ci fu il V-Day 2 di Grillo a Torino, e lui disse in questo scontro con me televisivo: sì, ma Grillo politicamente non avrà futuro, chi vuoi che lo voti? Da lì in poi Grillo fondò i 5 Stelle e poi si è visto. Non ne ha mai indovinata mezza, le sbaglia tutte, cappelletti in brodo. Cicisbeo di Travaglio, io sarei il Cicisbeo di Travaglio, a parte Cicisbeo lo utilizzava Gozzano e quando lo utilizzava si sputava in faccia perché faceva ridere le palle come parola. Però anche qui, ragazzi, sempre meglio essere Cicisbei di Travaglio che non Cicisbei di Caltagirone o degli Elkan, e infatti si sta vedendo come sta distruggendo Repubblica Elkan. Ma lui c'ha questa vocazione del maggiordomo, non gli puoi far niente. Uno la cui idea di scrittura brillante è: se Tizio è bravo, Ciccioline vergine. Frase che non ho mai detto, perché se usassi queste metafore sarei sostanzialmente un sottosviluppato e quindi somiglierei magari a dei giornalisti che piacciono a cappelletti in brodo. Ma chiudiamo questo caso clinico ringraziandolo, anzi, per le parole meravigliose che mi ha dedicato, perché, ripeto, quando mi insultano Feltri, Facci, quel che resta dello scorreggione nato in provincia di Ferrara e cappelletti in brodo, io sono molto, ma molto contento. Adesso però parliamo di cose serie e io vi voglio subito dire qual è l'apertura del Fatto Quotidiano online, del fattoquotidiano.it. Qual è l'apertura? Ovviamente l'apertura è qualcosa che ha a che fare con la vicenda FCA, cioè la vicenda Chrysler. Intanto c'è questa notizia che è meravigliosa: La Repubblica. Molinari, cioè il sindaco, buonanotte Scanzi, Molinari, cioè il direttore, pensare neanche vino questo, è acqua con l'effervescente brioschi, deve essere un'effervescente brioschi alcolica. Molinari non fa pubblicare un comunicato sindacale sul caso del prestito a FCA. I giornalisti convocano l'assemblea e qui già c'è tutto proprio la democrazia di Molinari, perché non fa pubblicare un comunicato sindacale sul caso del prestito FCA. A questo punto io però vi devo spiegare chi è, che cos'è sto cavolo di prestito FCA e perché giustamente i giornalisti, che sono bravissimi, sia chiaro, io voglio che sia chiaro, perché se qualcuno anche soltanto pensa che io stia facendo un attacco indiscriminato ai colleghi di Repubblica, il 95% dei quali non è bravo ma è bravissimo, non ha capito un cazzo. Io tiferò sempre per Repubblica, tiferò sempre per l'Espresso e proprio per questo ritengo che quello che sto vedendo adesso dentro Repubblica, tranne alcune firme straordinarie, è chiaro che se io prendo Repubblica, vedo un articolo di Ezio Mauro, dico alla grande, poi vedo Gianni Clerici, dico arrivederci, sono due fenomeni. Però ci sono delle cantonate allucinanti che stanno prendendo, che non sono cantonate secondo me, ma sono una linea editoriale specifica e precisa che lascia intendere il vento che è cambiato. Non che prima fossero particolarmente solidari nei confronti di Conte, e non bisogna esserlo, sia chiaro.
Però un conto è la critica giusta a Conte e un altro è la critica precostituita e preventiva della serie. Se Conte dice A, secondo me era giusto B, se Conte dice B, secondo me la cosa giusta era A. Allora mi stai prendendo in giro. E questo è inaccettabile, ancor più se lo fa Repubblica. Mentre se lo fa Libero è normale, perché il loro habitat è il loro humus. Qual è la vicenda FCA? Allora, domenica, cioè ieri, la Repubblica ha fatto un titolo meraviglioso. Non era proprio il titolo, ma insomma al centro c'era questa notizia: Italia ripartenza con rischio, era il titolo, e al centro c'era il prestito a FCA, cioè a Fiat Chrysler Automobili. Il titolo era Formula innovativa, un modello per tutta l'economia. E tu ti domandi, porca miseria, che è questo modello per tutta l'economia, questa formula innovativa? Cos'è questo titolo vagamente agiografico e vagamente celebrativo? Forse celebrativo del nulla, avrebbe detto Fabrizio De André, avrebbe cantato Fabrizio De André. Cosa sarà mai successo? È un prestito, perché dovrebbe essere così geniale? Che succede? Ve lo spiega benissimo stamattina sul Fatto Quotidiano il sempre valido e valente Marco Palombi. State attenti, vi spiego semplicemente cosa succede, perché è importante, è difficile ma facile al tempo stesso. Marco Palombi scrive: breve guida su un piccolo caso di scuola nel vasto mondo del dibattito pubblico degli editori più o meno impuri e comunque legati tra loro da rapporti personali ed affari. Attenzione, cose da tenere a mente a questo fine. 1. FCA Italia, cioè Fiat Chrysler, ha chiesto all'assicurazione pubblica SACE, come previsto dal decreto liquidità, previa però autorizzazione del Tesoro, cioè ha chiesto a noi, perché chiede allo Stato, quindi a noi soldi pubblici, la garanzia statale sull'80% di un credito da 6,3 miliardi di euro da usare per le sue attività italiane. Quindi Fiat Chrysler chiede 6,3 miliardi di prestito a noi, allo Stato, legittimamente, perché lo può fare attraverso il decreto liquidità, che è contenuto nell'ultimo decreto presentato dal governo. Questo le permetterà di pagare meno interessi, quindi lo fa perché paga meno interessi. Punto 2. FCA, quindi Fiat Chrysler, che ci fa un favore, secondo Repubblica, a chiedere un prestito, quindi a chiederci 6 miliardi, ha sede legale in Olanda. Ops! E ha sede fiscale a Londra. Ops! Punto 3. Exor, che controlla FCA insieme a 16 giornali, tra cui casualmente Repubblica e Stampa. Ops, ops. E cosette tipo la Ferrari ha sede in Olanda. O per bacco. Tradotto. Gente che, in modo del tutto legale, scrive Palombi giustamente perché è legale tutto questo, legale, sia chiaro, si sceglie assetto giuridico, quindi FCA, gente che si sceglie assetto giuridico e fiscale su un menù gentilmente messo a disposizione da stati compiacenti fuori dall'Italia, Olanda, Inghilterra, cosa fa? Ora chiede garanzia a un paese, il nostro, l'Italia, a cui però sottrae che cosa? Base imponibile. Cioè io vado altrove, la sede fiscale la prendo da un'altra parte, mi sposto, poi però quando ho bisogno di prestito dico: sai che c'è? Ma io mi ricordavo che c'era l'Italia, hanno fatto sto decreto liquidità, o dammelo, vai, oltretutto legale. Va bene, però è lecito porsi un quesito, ancor più pensando a quello che ci dice Orlando, Andrea Orlando, di cui ho parlato ieri e di cui ho parlato due giorni fa. E Orlando insiste nel dire: tiro un'aria strana, perché ora ci saranno un sacco di soldi grazie a questo decreto rilancio. E ci sono tante persone, tanti poteri, più che persone, che potrebbero lucrarci. E infatti Andrea Orlando scrive: senza imbarcarci in discussioni su che cosa è un paradiso fiscale, credo si possa dire con chiarezza una cosa: un'impresa che chiede ingenti finanziamenti allo Stato italiano riporta la sede in Italia. Aggiungo io: e che cazzo, ha ragione Orlando. Tu me li puoi anche chiedere i soldi, e me ne chiedi tanti, perché mi chiedi 6,3 miliardi, però intanto mi riporti la sede in Italia, come minimo. Attendo Strail contro la sovietizzazione e dotti sermoni sul libero mercato, dice ironicamente Andrea Orlando, ma non è ironico, perché in effetti succede tutto questo, perché puntualmente chi è l'unica forza di governo che difende Repubblica, FCA, e dice: ma dov'è il problema? Indovinate un po', quale sarà tra le quattro forze quella che tutto sommato ritiene: ma qual è il problema? Diamogli questi 6,3 miliardi, in fondo è un prestito lecito, legittimo, questo è vero. Dov'è il problema? Sì, ok, c'ha la sede lontano, c'ha la sede in Olanda, c'ha la sede in Inghilterra, che cazzo me ne frega a me? Quale sarà? Il PD? No. I 5 Stelle? No. Bersani, MDP? No. Ovviamente Italia morta. E infatti uno dei primi che attacca Orlando e dice: ma qual è il problema? È Luigi Pellattin, quello che ha più capelli che voti.
il presunto esperto di economia d'Italia morta. Uno spettro si aggira per l'Italia, lo spettro del populismo, tutte le balle del caso FCA. E lo dice Luigi Pelattin. C'è uno che ci spiega il caso FCA, uno che quando parlava dei poveri parlava di stock di poveri, cioè per lui i poveri erano uno stock di poveri. Uno che disse di Nichi Vendola di andare a elargire l'orifizio anale laddove piacesse a lui. Questo è Luigi Pelattin. Ecco, Luigi Pelattin ci spiega addirittura cosa sia e non sia il caso FCA. E ovviamente Renzi, arriva lui, perché quando c'è da mettere il carico da 11 e da fare scopa su una puttanata politica, Renzi è sempre in prima fila. Ed è per questo che piace ai post-renziani di Repubblica, perché gli unici che sono rimasti post-renziani sono, non tutti, ma evidentemente Molinari, Cappelletti in brodo e qualche altro fenomeno che scrive in prima pagina. E scrive Renzi, che male c'è? Si chiede Renzi. Invece se un'azienda chiede un prestito perché punta a tenere aperte le fabbriche in Italia e investe nel paese. E a questo punto Carlo Calenda, che ha detto ai colleghi, ex colleghi renziani, gli ha detto vi state appecoronando, perché Calenda è uno che quando si incazza parecchio, e mi fa impazzire Calenda quando si arrabbia. Sei un grande Calenda, tu sei uno che anche quando ti do torto mi diverti, non c'è niente da fare, mi stai simpatico. Calenda risponde così, attenzione, eccolo qua. Attenti, adesso lo devo cercare perché è importante. Lui spiega dov'è il problema, dice Matteo Renzi. Calenda gli risponde, te lo spiego io quali sono i problemi. I problemi sono tre. Il primo, dice il leader di Azione, cioè Calenda, su Twitter, è che FCA finora ha promesso senza mai rispettare gli investimenti che aveva previsto di fare in Italia. Quindi dice sempre FCA, sì sì, datemi i prestiti che poi investo in Italia perché prima o poi investo. Al momento non l'ha mai fatto. Questo ovviamente Renzi non lo sa, questo ovviamente Pelattin non lo sa, questo ovviamente Cappelletti in brodo non lo sa, ma lo sa Calenda che sicuramente capisce di queste cose. Punto primo. Il secondo punto riguarda proprio che fine rischiano di fare quei soldi prestati e garantiti dallo Stato. Dice Calenda, avrebbe liquidità per sostenere il gruppo, ma la tiene nella capogruppo per distribuire un maxi dividendo precedente alla fusione con PSA. Terzo punto che chiude il cerchio è che, secondo Calenda, proprio quel maxi dividendo non verrà tassato in virtù delle agevolazioni fiscali garantite da chi? Dall'Olanda. Vedi che furbacchioni che sono questi di FCA, eh? Chiediamo il prestito perché tanto poi, dice Calenda, non verranno tassati poiché le agevolazioni fiscali non sono quelle italiane, ma sono quelle garantite da chi? Dall'Olanda, dove c'ha la sede FCA. Cosa che tutti sanno, Orlando, lo sa il PD, lo sanno i 5 Stelle, lo sa MDP, lo sa il giornalismo vero d'inchiesta, o anche semplicemente il giornalismo che è un briciolo di palle e che non si azzerbina di fronte ad Elkan, come in passato si era azzerbinato a Caltagirone o come qualcun altro si azzerbina davanti ad Angelucci, lo sanno tutti ma loro non lo sanno. Ecco qual è il problema. Allora è ovvio che se tu ti chiami Repubblica e fai un titolo che è, diciamo, stavo per dire una parolaccia ma ne dico già troppe, diciamo una gentile concessione nei confronti di FCA che detiene, che possiede Repubblica, possiede la stampa, è un problemino c'è. Anche perché le frasi di Orlando, peraltro, che io vi ho letto, che sarebbe il vice del Partito Democratico, quindi non è merda, è uno abbastanza potente in questo paese, non le pubblica praticamente nessuno in prima pagina. Le ha pubblicate il Fatto Quotidiano, gli altri le ha nascoste tutte. Vi sembra, secondo voi, una notizia il fatto che il vice del PD dica attenzione perché stanno cadendo soldi a pioggia e molti poteri ci stanno mettendo un po', stanno fiutando l'affare? Stiamo attenti perché rischiano di disarcionare il governo e disarcionare lo Stato e non lo pubblica nessuno in prima pagina tranne il Fatto Quotidiano e credo pochi altri. Questo mi sembra un problema. A quel punto Repubblica cosa fa? Repubblica, cioè la redazione, dice ragazzi, io ho capito che i soldi ce li dà FCA, cioè una proprietà legata a FCA, però non si può fare una marchetta simile. Non si può sostenere che un prestito con tutti i rischi che ne conseguono a un'azienda potentissima che ha sede fuori dall'Italia sia una grande offerta e una grande possibilità per il paese. È un po' troppo, ragazzi. Almeno poniamoci il problema, poniamoci il dubbio. Lo dicono a Molinari e Molinari dice no, non vi pubblico. Ecco qual è il clima di Repubblica, ragazzi. Se poi questo è qualcosa per voi normale ed è qualcosa che voi accettate seraficamente, a me va benissimo. Allora evidentemente avete il pelo sullo stomaco, come diceva Vasco Rossi, ma ce l'avete bello pesante, ci avete un orso grizzly sullo stomaco. A me non sembra normale quello che vi ho appena detto. Come non mi sembra normale quello che ho letto, sempre a proposito della vicenda, detto da Massimo Giannini, che è un ex giornalista di Repubblica, come ben sapete, adesso direttore della stampa, che è comunque sempre proprietà di FCA, non di FCA, ma comunque di coloro che detengono anche FCA.
Tensioni nella questo è un articolo del Fatto Quotidiano online. Tensioni nella maggioranza sulla richiesta di aiuti da parte di Fiat Chrysler, il leader di Tel Aviv difende l'iniziativa, mentre da Orlando a Prodi e Landini si chiedono maggiori garanzie. Ora Prodi non credo che sia diventato un sovversivo improvvisamente, Landini ci si può anche dire sì, Landini rompi coglioni, sindacalista, ma Prodi, ora Prodi improvvisamente sarà diventato un cagacazzi anche lui. Cioè hanno tutti ragione, cioè hanno tutti torto tranne Repubblica. Tutti stanno dicendo una cosa tranne Repubblica, ma secondo l'informazione italiana ha ragione Repubblica. Guardate che bizzarro sto paese, è veramente bizzarro. L'eurodeputato leader di Azione c'è Calenda su Twitter contro l'ex premier Renzi, però attenzione, caos anche nei giornali controllati dalla holding Exor. La holding Exor è quella che vi dicevo che possiede Repubblica e la Stampa. A Repubblica il direttore blocca il comunicato della redazione, ve l'ho già detto, ma attenzione qui, perché io questa cosa francamente da uno intelligente come Giannini non la posso accettare. Sulla Stampa Giannini paragona le calunnie, le cita così, le calunnie, si capisce perché, del vice segretario Dem Orlando, quindi per Giannini sono calunnie, non si sa su quali basi, perché poi neanche ha fatto dei nomi, non è che Orlando ha detto, però insomma, Fiat, no, ha detto c'è questo rischio qua, e ha detto semplicemente in merito a Fiat Chrysler, se tornassero con sede legale in Italia sarebbe meglio, non mi sembrano calunnie, mi sembrano punti di vista molto ponderati e anche garbati come è Duopo per quanto riguarda Orlando. Giannini però paragona le calunnie del vice segretario Dem Orlando a quelle degli odiatori professionisti, tra virgolette, contro Silvia Romana. No, fammi riavvolgere il nastro. Giannini paragona le calunnie del vice segretario Dem Orlando a quelle degli odiatori professionisti contro Silvia Romana. Ma quanto hai bevuto, Massimo, quando hai scritto sta cosa? Ma cosa c'entrano gli odiatori professionisti, carogne, criminali, che vanno sbattuti in galera tutti, che hanno vomitato bile e merda su una povera ragazza come Silvia Romano, con il parere circostanziato, ponderato e pertinente di una persona garbata, a volte condivisibile, a volte no, come Andrea Orlando. Cosa c'entra? Dov'è la calunnia? Dov'è il paragone, il parallelismo con gli odiatori professionisti che hanno vomitato merda su Silvia Romano? Ma di cosa stiamo parlando? Ma vi basta veramente essere comprati come giornale da Yelkan, da Exor, da Fiat Chrysler per dimenticare completamente quella che è una benché minima deontologia professionale? Ma fan benissimo la redazione di Repubblica a chiedere almeno che si pubblichi quel comunicato, ed è osceno secondo me che non venga pubblicato. Poi mi diranno ce l'hai con Repubblica, per niente, io ci sono cresciuto con Repubblica. Quello che non riescono a capire è che io critico Repubblica e questi atteggiamenti perché da Repubblica mi aspetto il massimo. Queste sono cose da Libero. È normale che Libero intervisti Formigoni, condannato per tangenti legate alla sanità privata, per difendere sulla sanità Gallera e Fontana? È normale? Paradossalmente sì, perché è Libero. Perché cosa ti aspetti da Senaldi? Cosa ti aspetti da Feltri? Cosa ti aspetti dall'agente Betulla Farina? Cosa ti aspetti da uno come Facci che si pettina in quel modo, che ha quel muso tutto storto? È uno che ha dei problemi enormi, si vede, convive con delle problematiche devastanti e si capisce quando leggi quello che dice o quando senti quello che lui preferisce in televisione. È normale che quello pseudo giornalismo faccia cose abiette deontologicamente, come intervistare Formigoni sulla sanità, pontificando sulla sanità che lui ha contribuito a dissestare per difendere Fontana e Gallera, che ne stanno indovinando una su un milione politicamente. Paradossalmente è normale, ma non è normale secondo me. Non è normale secondo me che Repubblica faccia questo mega marchettone e che addirittura pretenda dagli altri che sia normale. Che tutti dicano, sì, ma in effetti tutto sommato come fa Renzi, ma tutto sommato sì. E che c'è di male? Nulla, anzi, è una grande possibilità. Com'era il titolo esattamente? È una grande possibilità, è meraviglioso. C'è una roba che non esiste. Formula innovativa, un modello per tutta l'economia. Ma che cazzo di modello sarebbe? Che modello è Molinari? Quale modello sarebbe che una multinazionale, una potenza clamorosa, cioè l'FCA, chiede 6,3 miliardi legittimamente, sfruttando il decreto liquidità all'Italia, ricordandosi che esiste l'Italia, però la sede ce l'ha altrove. Ce l'ha in Olanda, ce l'ha in Inghilterra. E questo sarebbe un modello per tutta l'economia. Ma che modello è? Prendo i soldi statali, pubblici, sapendo benissimo che poi non verranno tassati in Italia, ma verranno tassati col metodo e con le aliquote olandesi. Di che stiamo parlando? Dov'è la formula innovativa?
il modello per tutta l'economia. C'è tutta l'economia per rilanciare il paese e l'Europa. Durante il disastro Covid, sarebbe fare come fa l'FCA. Che culo! Ma proprio un modello perfetto per rilanciare il paese. Non vedo l'ora proprio. Cioè che tutte queste multinazionali che hanno sedi altrove si ricordano che stanno piovendo soldi dal cielo in Italia grazie al decreto liquidità e grazie al decreto rilancio di quell'imbecille di Conte e di quegli stronzi del governo, però ci ricordiamo di quegli stronzi di Conte e del governo per prendere i soldi, perché secondo Molinari e secondo la Nuova Repubblica sarebbe una formula innovativa e un modello per tutta l'economia. Ma ci state prendendo per il culo o no? Ma siete tutti davvero convinti che siano tutti preparati e intellettualmente onesti come cappelletti in brodo? Guardate ragazzi che il mondo reale non è la redazione di Repubblica, il mondo reale è gente che non ha un cazzo, è gente che non riesce neanche a ripartire, è gente che non sa come ripartire nei bar, nei ristoranti, nei negozi che stanno faticosamente ripartendo da stamattina. La realtà è quella, è di un paese in ginocchio. E voi, giornale meraviglioso, mi fate passare come grandissimo escamotage, come grandissima trovata economica una cosa di questo tipo. Se per voi è normale, beati voi ragazzi, insisto, io... Se queste cose me le fa Libero, è normale. Se me le fa Repubblica, mi dispiace. Perché è un grandissimo giornale, e insisto, basta leggere questo articolo qua di Gianni Clerici, inimitabile Noah, vita spericolata tra tennis e rec. Uno legge questo articolo del grandissimo, immenso, inimitabile Gianni Clerici e dice Repubblica va salvaguardata nei secoli. Nei secoli. E io la difenderò sempre, Repubblica, ma proprio perché la difendo sempre non posso accettare certe belinate, e sono molto benevolo nel definirle belinate. Ci tenevo molto a dirvi questa cosa qua, ragazzi. Vi ho già detto del delirio di Libero. Libero è meraviglioso, veramente, ragazzi. Pensate il genio che devi avere dentro per pensare di rivalutare, perché lo devi rivalutare, ovviamente, secondo te, Fontana e Gallera andando a bussare alla porta di uno che è stato condannato per tangenti legate alla sanità come Formigoni. Sarebbe come bussare alla porta di Moggi e domandargli: senti Moggi, diamogli delle emoji, senta Moggi, ce la fa per favore una lezione sulla sportività nel calcio? Giustamente vi mettereste a ridere e pensereste: cazzo, ma con tutte le persone che potevi cercare, vai a cercare Moggi, potevi cercare Damiano Tommasi, potevi cercare Boban, potevi cercare Rui Costa. No, loro vanno a cercare Moggi, cioè Formigoni. D'altra parte, sapete benissimo chi è la proprietà di Libero, cioè Angelucci, cioè il re delle cliniche private. Tutto si tiene, ma questo è un grande problema legato all'informazione, ragazzi, perché se esistono gli editori puri e gli editori impuri, e gli editori impuri sono quelli che hanno FCA, cioè Fiat Chrysler, e hanno le cliniche private, è ovvio che quando poi quei giornali vanno a toccare quegli argomenti, cioè FCA, Fiat Chrysler Automobili, e dall'altra parte toccano la vicenda sanità pubblica, sanità privata, secondo voi saranno così cristallini? Saranno così liberi? Saranno così puri? E i giornali e i giornalisti, anche quelli bravi, quindi non sto parlando di cappelletti in brodo, siete sicuri che potrebbero essere così liberi da scrivere quello che vogliono? O se magari scrivono quello che vogliono, arriva il Molinari di turno, o il Senaldi di turno, o il Feltri di turno, li prende per un orecchio e gli dice: se scrivi un'altra volta quello che hai scritto su Fiat Chrysler, tu non lavori più qui. Non succederà mai, però il dubbio viene. Io non dubito minimamente della enorme democrazia di Senaldi, di Feltri e più ancora di Molinari. Però il dubbio viene, perché anche implicitamente, se la proprietà è così potente, è di condizione. Magari condizionerebbe anche me, se il capo fosse quello, perché di sicuro non potrei scrivere: a me questo prestito sembra una stronzata, perché arriverebbe, non dico Molinari, ma arriverebbe la proprietà, mi farebbe una telefonata, o magari neanche me la farebbe, mi direbbe: sai che c'è, te dal prossimo mese vai a scrivere nei bagni del cesso, nei muri del cesso. È un problema questo di editori puri ed editori impuri. A proposito, editori puri ed editori impuri. Altra cosa che voglio dirvi, ragazzi, è importante, è una cosa che mi ha colpito, perché non so se avete letto stamattina il Corriere della Sera, c'era un articolo di Paolo Mieli, che io spesso anche ho avuto modo di incontrare, di conversare con lui, 8:30, non solo 8:30. Paolo Mieli dà dei consigli a Conte. E sono dei consigli che mi ha fatto ridere, perché mi sembra che gli abbia dato dei consigli che sono esattamente quelle cose che non dovrebbe fare. Perché? Vi risponde Alfredo Dattorre. Alfredo Dattorre è un parlamentare di Articolo 1. Secondo me molto bravo. Alfredo Dattorre ha scritto: oggi Paolo Mieli sul Corriere della Sera rivolge alcuni suggerimenti al Premier Conte. 1. Normalizzare il Movimento 5 Stelle sui temi europei e su quelli economico-social.
Quindi, secondo Mieli, i 5 Stelle dovrebbero diventare normali, non si sa cosa voglia dire, su temi europei e su temi economico-sociali, cioè diventare come PD o come Renzi. Emarginare le voci del PD, addirittura, cioè il governo dovrebbe emarginare le voci del PD, via, come Andrea Orlando, ancora, vedi, quindi questo Andrea Orlando come sta sui coglioni a tutti per aver detto quelle frasi, che denunciano le pressioni dell'establishment per condizionare il governo. Perché evidentemente il problema non è che forse l'establishment sta condizionando il governo, il problema è di Orlando che lo dice. Guardate che sto paese è pazzesco, questo paese è meraviglioso. Cioè il problema non è che forse esiste un problema, ma il problema è di colui che asserisce che c'è un problema. Sembra un gioco di parole ma è estremamente chiaro. Non è il problema in sé a far paura, ma è colui che dice mi sa che c'è un problema. A quel punto si incazza anche lui, stai zitto, fatti i cazzi tuoi, cosa vuoi Orlando, ma vaffanculo. Questo è il ragionamento che hanno molti giornalisti bravi come Paolo Mieli. Poi, altro consiglio di Paolo Mieli, dare più spazio a Renzi, questa è una cosa, ci manca solo di dare più spazio a Renzi con tutti i disastri che ha fatto, diamogli pure più spazio, ne avesse indovinata mezza anche in tempo di pandemia, riapriamo le scuole a maggio, facciamo uscire tutti, cioè ne avesse beccata mezza e secondo Mieli diamogli più spazio, un'idea geniale Paolo veramente. Accedere subito al MES anche se nessun altro paese europeo lo fa, perché in effetti Mieli è l'unico che sa che il MES è intelligente. Cioè nessuno lo vuole, però secondo Paolo evidentemente ha delle conoscenze che io sicuramente non ho e bisogna prendere il MES. Giustamente riassume Alfredo Dattorre, testuale, è in pratica l'esatto contrario di quello che il governo deve fare per andare avanti. Sono totalmente d'accordo con Alfredo Dattorre, al netto della stima profonda che ho nei confronti di Paolo Mieli, sia chiaro. Insomma, diciamo che tra Paolo Mieli e Cappelletti in brodo c'è la stessa differenza che passa tra Stevie Ray Vaughan e il poro merda. L'altra cosa che voglio dirvi invece è forse la più triste ed è legata alla ripartenza. Siamo ripartiti, o quantomeno stiamo provando a ripartire. Stamattina hanno riaperto i bar, pochi ad Arezzo, ancora non erano molto pronti, i ristoranti lo stesso, diciamo che l'apertura vera la si vedrà da giovedì, venerdì in poi. I parrucchieri sono ripartiti, come si vede anche nel mio caso, gli estetisti mi dicono che si è ripartiti, i negozi si stanno provando, quelli che prima erano chiusi si stanno riaprendo. Io sto leggendo delle cose che mi fanno un po' paura. Ho letto per esempio Massimo Galli, che è il mio infettivologo di riferimento, anche se è il più efferato, perché è il più nefasto nelle sue previsioni, purtroppo ci prende sempre. Ebbene, Massimo Galli ha detto: i veri contagiati, le vere persone infette, erano almeno 10 volte in più di quelle che sono state riscontrate. Cioè noi siamo convinti magari che ci sono stati 1 milione di persone contagiate, in realtà sono 10. Qual è il problema? Che quegli altri 9 milioni adesso usciranno di casa e andranno fuori. E non sapranno, perché non lo sanno, di essere contagiati e quindi di contagiare a loro volta. Questo denota e porta e comporta un rischio enorme. Ho visto le immagini, per esempio, di Bergamo Alta, di domenica sera, ieri sera, quando ancora non si poteva uscire, anche se di fatto mentalmente era saltato tutto, e c'era Bergamo Alta, il centro, che era asserragliato e pieno di persone, molte delle quali neanche avevano le mascherine. Ho letto altri virologi che insistono nel dire stiamo attenti, perché il rischio è enorme. E ragazzi, bisogna essere molto chiari su questa vicenda. O noi abbiamo ben nitida tutta la problematica che abbiamo davanti e tutti i rischi enormi che abbiamo davanti, oppure non ne usciamo. Se qualcuno nella testa ha il pensiero secondo cui si può uscire di casa, non abbiamo più bisogno dell'autocertificazione, quindi è tutto finito, noi fra una settimana torniamo dentro la fase 1. E la fase 1, se ci torniamo fra 1 o 2 settimane, significherà verosimilmente la morte di questo paese. Queste 2 o 3 settimane saranno delicatissime. Come ha detto il ministro Boccia, credo lo abbia detto a Tagadà, il ministro Boccia si dichiara preoccupato per le prime 2 settimane di apertura dopo il lockdown. Capiremo se saremo in grado di convivere con il virus. Cioè in queste 2 settimane, dice Boccia, che ha i dati davanti, a differenza nostra, capiremo se possiamo convivere oppure no. Capite cosa vuol dire questo? Vuol dire che saranno 2 settimane decisive. Ma finite queste 2 settimane, ammesso che vada tutto bene, non è che dopo della settimana successiva potremo rallentare ancora. Dovremo sempre essere liberi, ma non liberi, che sarà un equilibrio e un equilibrismo mentale difficilissimo. Ci dovremo sempre ricordare che siamo liberi, ma non lo siamo fino in fondo. È difficile. E questo lo si capisce anche in una, permettetemi, una riflessione su un mondo a me molto caro, anche per motivi personali. Quando io ho sentito sabato sera il presidente del Consiglio Conte dire che dal 15 giugno riapriranno i cinema e i teatri, io ho ricevuto tantissime lettere e telefonate e note vocali
da parte anche di direttori dei teatri, tutti contenti, dai ripartiamo, faremo tanti spettacoli insieme, molti colleghi, facciamo anche spettacoli insieme. E io ho detto, bello, sono contento con voi, bellissimo, però dentro di me dicevo, ma siamo pazzi. Cioè, io ero convinto che a dir bene i teatri avrebbero riaperto a dicembre, a dire tanto, a essere parecchio parecchio fortunati. Questo è Tonio, non l'ho salutato ancora. Però dico, vabbè, se lo dice il governo, adesso si è capito esattamente cosa intendeva e cosa intende il governo come riapertura di teatri e di cinema. Intanto i concerti ci riscordiamo per tutta l'estate del 2020, è ufficiale, non ci saranno più concerti. Nel 2020 non ci saranno concerti, intendo dire i concertoni. Cioè, è stato fissato, magari non lo sapete, quindi è giusto che ve la dica questa cosa, è stato fissato un tetto per cui si possono fare eventi d'estate all'aperto fino a un massimo di 1.000 persone. Quindi, se voi nella vostra città avete un evento, o potete organizzare un evento, e avete una piazza molto molto grande, fino a 1.000 persone ce le potete mettere con delle regole specifiche, dovete controllare a tutti la temperatura, le sedie devono essere ovviamente numerate, specifiche, precise, tutti con la mascherina, 1 metro di distanza almeno tra una sedia e l'altra, massimo 1.000 persone. Anche sul palco, se ci sono 2 elementi, se c'è una band, 4, 5, 12, ognuno di queste persone deve stare a 1 metro di distanza dall'altro. Quindi se c'è una band di 4 elementi, c'è bisogno di almeno un palco di 4 metri, ma anche di più, perché 1 metro, questo, 1 metro, un altro e via così. 1.000 persone massimo, d'estate. Quando poi sarà ottobre e ci sarà il teatro al chiuso, sapete quanto scende quella cifra? Il teatro aperto cosa vuol dire? Vuol dire massimo 200 persone. 200 persone presenti, non la capienza del teatro, perché se la capienza del teatro è 200 persone tu ne potresti fare entrare qua 40, 50, 1 su 4 più o meno, è stata fatta una media. Diciamo che al momento si può sfruttare un teatro per la sua capienza di 1/4. Che vuol dire questo, ragazzi? Pensateci. Vuol dire che da ottobre, se la situazione rimane questa, e può migliorare ma può pure peggiorare, ma se rimane questa qua, noi da ottobre i teatri li potremo utilizzare e potremo fare spettacoli teatrali solo in quei teatri che hanno una capienza di almeno 800 persone, quindi quelli sotto le 800 persone di fatto sono morti, tutti gli altri teatri, e quelli teatri da 800 persone ne sfrutti soltanto 200, cioè uno sì e tre no, uno sì e tre no, uno sì e tre no. Non solo, anche lì li devi fare entrare uno per volta, gli devi controllare sempre la temperatura, devono avere tutti la mascherina, quando si va in bagno ci deve essere sempre una persona che controlla perché non ci può essere anche lì troppa gente presente. Come fai a lavorare così? E non sto dicendo ha sbagliato il governo, ha fatto bene il governo, dico che la situazione è straziante, è drammatica. E allora, perché queste regole significa che il teatro è morto. Vi do questa notizia. Se le regole restano queste, il teatro è morto. Perché non si può lavorare così. Il 70-80% dei teatri italiani non può rispettare queste regole. E anche quei teatri che le possono rispettare devono spendere un sacco di soldi in sanificazione e non potrebbero mai avere i soldi per pagare gli artisti, perché se tu chiami un artista che può riempirti 1.000 persone, ma ne puoi far entrare 200, come lo paghi il cachet della compagnia teatrale, dell'artista, dell'attore, del cantante, di chi volete voi? Ed è uno dei tanti settori che posso citarvi, ma potrei dirvi la stessa cosa dei ristoranti. 80 persone, ne possono far entrare 30, 40 e via così. Ma perché questo? Perché sono sadici al governo? No, perché siamo ripartiti, ma siamo ripartiti col terrore. E ha ragione Galli. Basta un tantino così, un piccolo errore e si torna nella merda. Perché non siamo pronti, perché non ci sono i tamponi, non c'è l'alcol, non ci sono i guanti, ci sono poche mascherine, i test sierologici non ci si è capito ancora un cazzo, la situazione è estremamente, estremamente critica. Quindi ragazzi, anche se mi rendo conto, vorreste alle 7.44 avere uno che vi dice sì dai Andrea, però raccontaci una barzelletta, ci hai fatto ridere con Senaldi, ci hai fatto ridere con Facci, ci hai fatto ridere con Feltri, ci hai fatto ridere con Cappelletti in brodo, ok, sono d'accordo con voi. Però io credo di dovervi anche dare delle notizie che voi già sapete molto meglio di me, che sono notizie tristi, ma che forse ci potranno spingere a dare il massimo in queste settimane e mesi nevralgici, perché bisognerà avere tanta ma tanta pazienza e tanta ma tanta resistenza. Questo è quanto, non avrei mai pensato che addirittura salissimo sopra le 40.000, perché stasera ovviamente siete tutti fuori, siamo usciti, finalmente si torna alla virgolette libertà, credevo che foste molti di meno, invece quanto abbiamo raggiunto, piccola? Mi dice la mia gentilissima signora che eravate addirittura a un certo punto più di 46.000, quindi vi ringrazio tanto, significa che ormai siamo in tanti anche in giornate difficili come questa. Io vi ringrazio tantissimo,
Domani non so se ce la farò a fare questa diretta perché domani sarò in televisione, non vi posso ancora dire dove, e quindi devo capire se riuscirò a fare entrambe le cose, sia diretta sia TV, altrimenti ci vedremo più avanti. Tanto vi aggiorno su questa pagina. Domani, se avete voglia, comprate il Fatto Quotidiano cartaceo prima di vedere che ore sono. Adesso le 7:46, fra 7 minuti c'è Peter Gomez, quindi ci guardiamo tutti Peter Gomez sul 9, a sono le 20, grande Peter, ti voglio bene, sei un fenomeno. E domani, se volete, guardatevi e compratevi il Fatto Quotidiano cartaceo, perché ho nella mia rubrica Identikit, dove ogni settimana, ogni martedì, racconto un personaggio della politica, di solito senza particolare affetto, pur con rispetto. Ecco, domani ho raccontato in maniera abbastanza dettagliata il nuovo assessore ai beni culturali della regione Sicilia, che è davvero un bel personaggio, meraviglioso, un altro regalo che ci ha fatto la meravigliosa, sublime, straordinaria Lega di Matteo Salvini. Alla prossima, spero a domani, altrimenti ci vediamo e ci sentiamo presto. Ciao belli!